Nelle ultime 48 ore Monti ha rischiato di perdere quell'allure internazionale di cui si fa e voi stessi gliene fate vanto, l'articolo di Moncao sul Financial Times, poi un bel po' di telefonate, sembra da Palazzo Chigi e il Financial Times che poi rettifica la linea o dice che quello è uno dei tanti editorialisti. Contano le parole di Monti, alza il telefono. Ma credo che la rettifica del Financial Times l'avrebbe fatta anche senza telefonate di Monti, che non so se ci siano state, perché la balla che era uscita era troppo grossa. È Newnkow un'interpretazione più che una è balla. una balla. Newnkow è ben noto come uno il quale vorrebbe la distruzione dell'Unione Europea, la fine dell'euro, un capitalismo spietato a guida anglosassone, che abbraccia tutto il mondo, è contrario all'economia sociale di mercato che accusa di essere una dottrina sociale cristiana travestita. Tutte ragioni per cui noi siamo a favore di Monti. Da questo punto di vista l'attacco di Newnkow ha fatto crescere, non diminuire, la mia convinzione che Monti è l'uomo giusto per Moncao ha salvare l'Italia. curiosamente usato una delle argomentazioni forti di Silvio Berlusconi in questa campagna elettorale, che è il fatto, guardate che lo spread l'ha abbassato Draghi e non Monti, cioè l'altro Mario. Un'altra balla. Draghi ha avuto una funzione fondamentale, fondamentale. Ha fatto rete, ma chi gli ha passato la palla? Gliel'ha passata Monti, perché se noi non avessimo fatto i sacrifici che abbiamo fatto, le pare che il Consiglio della Banca Centrale Europea avrebbe permesso a Monti di fare, a Draghi di fare le cose che ha fatto? Le pare che Draghi stesso avrebbe mai potuto proporre di fare le cose che ha fatto? Draghi ha dato fiducia ad uno che stava mostrando di meritarsela. Se non avessimo mostrato chiaramente di meritarci fiducia, né Draghi, né la Banca Centrale Europea, né i mercati, né la Merkel, né Barroso, né i nostri alleati ci avrebbero dato fiducia e noi saremmo finiti come la Grecia. A proposito di emergenza morale, ieri il PDL ha dato un segnale, perlomeno su nomi eclatanti, che c'è una convinzione che pulire le liste in questo paese oggi come oggi porti più voti. È una notizia positiva, al di là della scelta del PDL di non candidare Cosentino? Che il Paese sia più esigente sul fatto morale è positivo. La non candidatura di Cosentino però sembra un po' un'ipocrisia. Si butta la testa di Cosentino in pasto ai giornali per poter dire di aver fatto una pulizia che non si è fatta, perché rimangono tanti in condizioni simili a quelle di Cosentino e perché Cosentino a buon titolo può dire: ma come? Io non ho una condanna definitiva, sono indagato, ma che titolo ha Berlusconi per cacciare me che sto nella stessa situazione processuale in cui sta lui? Un attacco politico che viene spesso rivolto a questo proposito della candidatura di Cesa ancora, come si È sa. una cosa inaccettabile e vergognosa. Lorenzo Cesa non ha una condanna definitiva. Perché escludono dalle liste? Perché ha una condanna definitiva oppure in via precauzionale perché ha un procedimento penale in corso. Lui non ha condanne, non ha procedimenti in corso, è stato assolto per fatti di 25 anni fa. Cos'è questa persecuzione? Bersani, parlo un po' dell'altra parte, ieri ha apostrofato Ingroia in maniera abbastanza chiara con l'accusa di lavorare per una vittoria della destra. Allo stesso modo, quasi allo stesso modo, ha accusato il vostro schieramento per quanto riguarda la Lombardia, cioè la candidatura di Albertini fondamentalmente toglierebbe una vittoria facile per Ambrosoli, pur lottando voi tutto sommato dalla stessa parte. E perché noi dovremmo dare una vittoria facile ad Ambrosoli e ad Bersani? Noi siamo alternativi a Bersani, abbiamo un modo di pensare su questioni fondamentali diverso dal suo. Una cosa è dire che per il bene del paese possiamo co collaborare, un'altra cosa è dire che siamo alleati, peggio, alleati subordinati e che siamo lì per favorire la vittoria di Bersani. Non è questo quello che noi vogliamo fare. Se si arriva ad un pareggio, come è probabile che si arrivi ad un pareggio, il pareggio non sarà tra Bersani e Berlusconi, sarà tra Bersani e noi. I voti di Berlusconi sono voti messi in frigorifero che non influiranno sugli equilibri politici del paese nella prossima legislatura. Lei sa perfettamente che politica è trattativa, allora il prezzo di quella trattativa fosse l'elezione di Roberto Maroni, a voi va bene così? Decideranno gli elettori. Non è che noi possiamo costruire sempre delle ipotesi politiche per togliere agli elettori il diritto di decidere. Decideranno gli elettori. E credo che Albertini possa dare molte sorprese. È stimato, ha governato bene Milano,
è una persona per bene, vedremo cosa diranno gli elettori lombardi. Lei è per solito persona molto ben informata, ha già fatto il patto Bersani-Monti? No, non è fatto nessun patto, contiamo i voti. A parte non me lo direbbe mai, insomma, la mia dopo forse è una domanda semi-retorica, diciamo così. Dopo aver contato i voti vedremo qual è la cosa migliore per il Paese, ma una cosa è chiara, idealmente, politicamente, noi siamo alternativi a Bersani e siamo in uno scontro durissimo con Berlusconi, perché Berlusconi ha tradito le attese di un elettorato moderato che noi consideriamo come il nostro elettorato. Le cose che Berlusconi ha promesso non erano tutte sbagliate, molte erano giuste, poi non le ha fatte. L'ha votato anche Monti nel 94. Nel 94 l'ha votato anche Monti, che conferma che l'idea originaria non era tutta sbagliata. E poi è venuto il conflitto di interessi, ha preferito gli interessi suoi a quelli del Paese. Ma lei crede davvero che ci sia una possibilità che ad urne chiuse il risultato acquisito Bersani lasci per strada Vendola per assicurarsi il Senato con un'alleanza con voi? Tutti noi siamo servitori del popolo italiano. Il popolo italiano parla... Non me la prenda così alla lontana, perché sennò io rimango italiano, intimidito. Il popolo italiano parla con il voto. Quando il popolo italiano avrà votato, allora ci dovremo domandare cosa vuole il popolo italiano, cosa vuol dire questo voto, quali maggioranze questo voto rende possibile. Ma ci saranno più popoli italiani che vogliono cose diverse. No, poi, la politica è quella, è la capacità poi alla fine di capire da queste indicazioni qual è la voce del popolo, qual è la cosa da fare. Contiamo prima i voti, forse avremo delle sorprese. Buona giornata, ci mettiamo in ascolto di questa voce. Buona giornata, arrivederci.